Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Non vi sembri un po' irriverente questo titolo, Primo non sprecare? Um, in realtà è giocoso, uh, perché nasce qualche anno fa uh, con uh, i nostri partner mediatici della campagna contro lo spreco che abbiamo lanciato uh, con Last Minute Market e Caterpillar, li conoscete, è una... Trasmissione molto eh, nota e ci hanno chiesto perché non facciamo qualcosa di un evento. Sapete, fatto il, fanno il Cater Raduno migliaia di persone che vanno ad ascoltarli a Senigallia sulla spiaggia. E volevamo dare una dimostrazione di come si può recuperare il cibo ancora buono, questo è lo spreco, e dar da mangiare a tante persone, mille. E. C'è stato Moreno Cedroni, che è un grande cuoco, che è riuscito a cucinare, a far mangiare, non proprio come nel suo ristorante, almeno dal punto di vista del prezzo, eh, mille persone che si sono sedute in questa piazza Senigallia e l'abbiamo chiamato primo non sprecare, come se fosse un giocoso ma mica tanto comandamento laico. Poi è intervenuto il Papa e allora qui eh, le cose sono cambiate di molto. Vi cito eh, qualche suo tweet. E il, comunismo, il consumismo scusate, <ride> ci, ha indotti, ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare giusto valore, che va al di là dei meri parametri economici. Ricordiamo bene, mi verrebbe da imitarlo, ma non mi riesce così, però si sente questa voce molto forte. Però che il cibo che si butta via è come se venisse rubato alla mensa di chi è povero e di chi ha fame. Invito tutti a riflettere eh, sul problema delle perdite e dello spreco del cibo, per individuare vie e modi che affrontando seriamente tale problema siano velicolo di solidarietà e di condivisione con i più bisognosi. Questo era il 5 di giugno del, dell'anno scorso, giornata mondiale dell'ambiente, perché lo spreco è anche un problema dell'ambiente. Gettiamo via delle risorse. Eh, limitate, ma ne parlerò dopo. E poi un tweet, la cultura dello scarto produce molti frutti amari, dallo spreco di alimenti all'isolamento di tanti anziani. Pontifex, 25 ottobre 2013, e poi ancora l'ultimo: con il cibo che avanziamo e buttiamo, potremmo dar da mangiare a tantissimi. Se riuscissimo a non sprecare, a riciclare il cibo, la fame nel mondo diminuirebbe. Allora sta diventando forse un comandamento, l'undicesimo, non lo so, forse è il primo. Eh, mi piace parlarne qui ehm, in un convivio eh, organizzato dalla Fondazione del Corriere e da Expo perché questo è il nostro tema, Expo nutrire il pianeta, eh, siamo in tanti adesso, saremo, dicono, 9 miliardi nel 2050 e tutti dovremo mangiare e bere, perché mangiare è un bisogno ma è anche un diritto per dire la verità. E fra quando si mangia si beve perché l'acqua sta nel cibo, ce ne dimentichiamo, siamo abituati a pensare ma ci vuole un litro, un litro e mezzo, due litri, in realtà l'acqua è tantissima, l'80% dell'acqua nel mondo è agricoltura e cibo. E allora guardiamo questa prospettiva, mettiamo assieme un altro dato, dobbiamo aumentare la produzione, ci dice la FAO, del 60% quando saremo... Uh, in tanti e dipenderà forse anche dal nostro reddito, però oggi la FAO, un altro dipartimento, ci dice buttiamo via, sprechiamo, perdiamo, capiremo poi la differenza un terzo di ciò che si produce, si trasforma, si distribuisce, uh, si consuma un terzo, allora è come dire devo aumentare del 60% ma se non faccio qualcosa prima me ne perdo un terzo, il 20% che senso ha questo? Allora per essere davvero credibili quando avremo i riflettori eh, sull'Italia perché Expo è un evento che porrà eh, l'Italia al centro del mondo su eh, il tema dei temi quello del, eh, del cibo della produzione agricola della trasformazione alimentare, dei consumi eh, allora dovremmo aver già fatto qualcosa. Allora cerchiamo di capire: innanzitutto di cosa stiamo parlando. I numeri contano, anche se sono difficili da stimare, però contano soprattutto le parole. Perché eh, eh, spreco e rifiuto eh, noi riusciamo a capire la differenza come termine, poi vi proverò a fare, proverò a fare qualche esempio. In realtà, eh, nella. Nell'omogeneo nell inglese che a tutti serve, anche a noi, quando ci confrontiamo per esempio con i colleghi, ehm, si confondono i termini, è tutto waste. Eh, bene, allora io provo a spiegarmi la differenza, perché fra rifiutare e sprecare c'è un mare, se si può eh, così usare eh, questo, questo paragone, eh, enorme, tante eh, gocce e se non capiamo questa differenza poi eh, non la facciamo capire soprattutto perché a noi è abbastanza chiara poi è difficile intervenire è difficile fare qualcosa per prevenire lo spreco che sarà il nostro obiettivo ma anche per recuperare ciò che si, eh, si getta via eh, però prima di, di arrivare a questa distinzione uno si potrebbe domandare eh, beh ma è un problema del nostro paese ho fatto riferimento all'Italia ma in realtà eh, vi do due numeri eh, abbiamo spreco domestico, quello che gettiamo via ancora buono a casa nostra, quindi è una parte della filiera agroalimentare. Sapete, c'è la produzione agricola, c'è l'industria, la trasformazione, poi c'è la distribuzione grande, piccola, i mercati, la ristorazione, la ristorazione collettiva, eh, le mense ecco però c'è una parte importante che dimentichiamo che è a casa nostra beh lì sta quasi tutto lì, è incredibile io non ci credevo finché non ho provato a un po' misurarlo e vale 8 miliardi e 7 abbiamo fatto un osservatorio che si chiama Waste Watcher naturalmente così, tanto per confondere le idee io poi sono poco credibile, cerco di usare l'italiano e poi faccio le cose Last Minute Market, Waste Watcher ormai è andata così e non faccio fatica a tornare indietro, però è curioso questo dato, 8 miliardi e 7 è un po' un outing che noi facciamo, un'indagine statistica che abbiamo fatto con SVG, quindi delle interviste, forse anche voi siete dentro quel panel, facciamo fatica a confessare. Eh, alcune cose e quindi sono dei questionari un po' a trabocchetto. Prima ti chiedono eh, dove sei nato, cosa fai, addirittura cosa voti. Abbiamo le correlazioni tra spreco di destra e spreco di sinistra, che non vi farò qui perché voglio essere politicamente corretto. E, e poi c'è in mezzo la domanda, un po' trabocchetto, che ti dice: Ma tu come consideri la pelle del pollo? È scarto oppure no? La cornice della pizza? Questi sono i problemi. Ma mica poco in realtà, perché le definizioni contano 8 miliardi e 7, mezzo punto di PIL. Poi non vi dico cosa ci sta dietro, anzi, ve lo dirò forse dopo. E. Questo è diciamo, non lo so, il binario di, di sinistra, adesso senza nessuna eh, accezione diremmo così politica. E poi a destra però ci sono 9 milioni, li calcola l'Istat, li trovate sui rapporti della Caritas: di persone come noi insomma, che vivono eh, sotto la soglia di povertà relativa. Non ho ancora capito, non sto qui a spiegarvi la differenza tra la povertà assoluta e quella relativa. Comunque sta male. Non hanno i soldi sufficienti per fare la spesa. E ho fatto un calcolo, perché noi all'università ci mettiamo a fare degli algoritmi, ho provato a dividere 8 miliardi e 7, li ho arrotondati a 9, eh, 9 milio, insomma verrebbe circa 1000 euro a testa, se si potesse recuperare tutto, se avesse un senso questo calcolo. È ovvio che non ce l'ha. Eppure il mondo sembra andare avanti, o almeno il nostro piccolo mondo, l'Italia, su... Uh, questi due binari perché io vi ho dato i dati 2013 ma in realtà 2012 2011 torniamo indietro andremo avanti è come se appunto corressimo su due um, rotaie un po' che non, non, non convergono non è come una volta le convergenze parallele no qui c'è cioè, da una parte aumentano gli sprechi le perdite e dall'altra aumenta chi potrebbe consumarli ed è un problema dell'Italia? No, in realtà perché guardando i dati, le statistiche, gli studi della FAO, che è un punto di riferimento, beh, viene fuori che a livello mondiale, ehm, dal campo alla tavola, mettiamolo così, stavo per dire dal forcone alla forchetta, però è meglio lasciare da parte il forcone. Eh, eh, si gettano via, dato 2010, ma insomma non sarà cambiato di molto, 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate di cibo buono. Uno dice deve essere una montagna pazzesca. Tenete conto che siamo in uno scenario dove c'è un miliardo di persone, più o meno, un po' meno, eh, che soffre la, fama, e la fame ed è nutrito o malnutrito e dall'altra parte ci sono altrettanti, se non di più, obesi, cioè persone che mangiano troppo con effetti in qualche modo speculari, se volete, effetti sulla salute naturalmente, effetti sul lavoro, effetti sull'economia, effetti sull'ambiente. Se si recuperasse, e torno come dire, al parallelo, al paragone con l'Italia, il cibo che si perde o si spreca nella filiera agroalimentare mondiale, potremmo dare da mangiare, calcoli sempre della FAO, a 2 miliardi di persone, cioè tanti quanti sono la somma di... Denutriti, sottonutriti e ipernutriti, grassi e magri, non so, chiamateli, definiteli come eh, volete, c'è qualcosa che non va. E, quindi non è un problema del nostro paese, non è forse un problema neanche dei paesi sviluppati, è un problema di tutti. Allora affrontiamolo. E intanto con le parole e con le definizioni, perché eh, contano. Allora eh, è vero, generalizziamo waste, rifiuto. Quando io parlo con i miei colleghi. Tedeschi, austriaci, inglesi naturalmente, eh beh, eh, eh, no, non ci capiamo bene, perché eh, ciò che getti via e che esaurisci è un rifiuto, non lo fiuti due volte, questa è poi la definizione: rifiutare. Fra l'altro ce ne dimentichiamo laddove il rifiuto è gestito bene, penso qui a Milano, lo è certamente a Bologna, ma non è così in tutta Italia. È come se quel bidone della spazzatura, dove peraltro io e non solo io passiamo parecchio tempo a vedere poi cosa rimane. E una volta chiuso, non puzza più, mi dimentico. Certo, poi sono un po' infastidito perché so che qualche tassa, qualche tariffa, qualche sigla, insomma, viene fuori. Cioè i rifiuti costano, sia dal punto di vista economico, in realtà anche dal punto di vista ambientale, perché si devono eh, smaltire. Invece lo spreco è qualcosa di diverso. A noi è chiaro perché... Sappiamo l'etimo della parola, sappiamo il suo significato, ma non è immediato se lo racconti a qualcun altro usando questa mediazione linguistica. Cioè lo spreco è quando tu getti via eh, qualcosa che ancora può essere mangiato, eh, che ancora può essere consumato, che non è esaurito. Eh, facciamo un esempio, io ormai Sto per diventare una specie di testimonia dello yogurt, un prodotto che mi piace molto. Non parlerò di scadenze qui perché ho già rischiato che le ASL insomma, mi mettessero, diciamo, in un luogo dove non potessi fare dei danni. Il danno è poi dire: guardate l'etichetta, se per caso quel giorno li scade, quindi non, sto andando, non vi sto dicendo di andare oltre, non ve lo sto dicendo, e se i fermenti lattici. Dentro vi chiamano e vi dicono: Siamo quasi al lim limite. ecco almeno aprire eh, diciamo, la confezione, guardare, e eventualmente annusare, eh, assaggiare. Ecco se pizzica, sta fermentando. E se non vi piace, diciamo il lo yogurt fermentato, lo lasciate lì. Però non a caso, ho parlato della confezione, della. Eh, del, Dell'alluminio che c'è sopra, perché nel momento in cui questo yogurt ehm, lo prendete dal frigorifero e lo mangiate, poi cos'è il rifiuto? È la plastica. L'alluminio, la, il packaging, come si usa dire, il, eh, il cartone che tiene magari i due yogurt, quello è un rifiuto. E fra l'altro di questo poi potremmo parlare: la raccolta differenziata, il riciclo, la materia prima-seconda, eh, ce ne sarebbe tanta eh, di materia diciamo da trattare sul rifiuto, però l'abbiamo esaurito e potremmo anche dire: ma questi imballaggi lo vedremo, sono troppo pesanti e poi eh, forse eh, potremmo anche avere delle confezioni diverse perché dobbiamo avere degli yogurt da 125, potremmo averli da 250 e così via. Ecco vi segnalo che hanno fatto con grandissima fatica delle, diciamo, delle rappresentazioni che voi vedete, io dovrei seguirle ma non so se proprio lo farò, però voglio dare e ringraziare chi le ha fatte. Che e sono diciamo interpretazioni molto creative di quello che avevo detto che avrei detto ma che adesso non sto dicendo, mi spiace, per... io vado, vado a braccio e arrivate al, appunto, a parlare di, di, di tanti temi ma intanto avete mangiato lo yogurt che fa bene peraltro che ha i fermenti lattici per l'appunto quando invece, per qualche ragione, eh, arrivate per esempio allo scaffale dello yogurt con tutti, lo so perché a furia di dirlo, eh, mi pare che ci sia un consenso quasi planetario, andate a fare la spesa con la lista, è vero? E mettete, indicate, fate un esercizio quasi, una sorta di mantra, devo comprare 10 cose e se arrivi all'undicesima, sai che qualcosa ti prende nello stomaco, non puoi. Hai ah, lo yogurt e arrivi davanti allo scaffale dove ci sono tanti yogurt e, e, e sei abituato perché è giusto a guardare le scadenze, le etichette dove hai bisogno come me di mettere gli occhiali e, e, e poi guardi quando scade. E se vedi che la scadenza è vicina, è inevitabile che andare a prendere quello dietro, no? Occhio, io è anni che la racconto questa, e adesso mi dicono i miei informatori, perché anch'io ho degli informatori che vanno in giro per i supermercati. Che i direttori dei supermercati ordinano: a, ci sono due categorie importantissime, lo scaffalatore e il descaffalatore. Guardate, che cioè, non è che sia adesso, mh, parte che lavorare oggi, qualsiasi cosa, ma. De è quello che toglie lo yogurt quando tu arrivi lì e prendi quello dietro. Ha l'ordine adesso di rimescolarli, quindi se proprio volete fare questo esercizio, ecco, sappiate che probabilmente quello che scade dopo è davanti. Però è ancora due giorni di vita, diciamo. Due giorni per i fermenti lattici sono tantissimi. Perché il decadimento, mi dicono è bello essere in una facoltà che una volta si chiamava agraria, adesso non si chiama più così come neanche le stagioni, ma insomma non ci sono più le facoltà. Purtroppo non ci sono più le facoltà. È un punto di riferimento che io che sono nato con le facoltà faccio fatica adesso a, a orientarmi. Quindi l'ex facoltà ha anche il tecnologo alimentare che mi ha detto, gli ho chiesto ma cosa succede con i fermenti lattici nel corso del tempo? E mi ha fatto un grafico dove ha messo il numero di fermenti lattici, milioni, e le ore o i giorni o i mesi e si vede insomma, che c'è un decadimento piuttosto lento e a due giorni dalla scadenza c'è un fermento straordinario, diciamo l'ora dopo la scadenza qualche fermento, ma parliamo delle unità, incomincia a passare a miglior vita che poi adesso non so esattamente cosa succede. Ecco, al giorno dopo, insomma, invece di 10 milioni ne avrai 9 milioni. Sono ancora lì che si conteggiano le schede, come alle elezioni, però, insomma, si arriva ecco, un, un, un po' oltre. E noi adesso diciamo che non si deve andare oltre. E questi, no, lo, lo diciamo perché poi dopo uno se lo porta a casa e può fare come me che invecchia, un po' come il vino, insomma, poi lo yogurt può, guardate che non è. Cioè, Diventa un po' più acido se uno come me ha il pH più basico si riequilibra. Infatti, vedete che sono abbastanza a bolla, come si dice. Ma proprio perché eh, ognuno ha il suo insomma metabolismo. E quindi, per me personalmente, anche andare un po' oltre qualche mese succede, non succede niente. Ve l'ho detta, ma non ve l'ho detta. Beh. Eh, allora a quel punto mettiamo che non siete come, come me, o, eh, oppure insomma che, che, che avete un po' di paura succede e lo lasciate lì, cosa succede di quello yogurt? Quello yogurt in realtà c'è il descaffalatore che vi dicevo prima, il quale, il quale ha un compito ingrato in realtà, toglierlo dallo scaffale, riposizionare tutti gli yogurt e poi portarlo dove è arrivato sostanzialmente, cioè dietro le quinte lo yogurt arriva, viene trasportato come potete immaginare e, e poi... Finisce diciamo, il suo ciclo di vita se nessuno lo acquista, e a quel punto viene gettato via, quello è spreco. Anche perché uno potrebbe pensare: ma dello yogurt fai qualcos'altro come per il latte. In realtà non, non c'è niente da fare, non ha un valore economico, diciamo, secondario. Con il latte potete eh, fare degli alimenti zootecnici, per esempio, cioè ha un second best, un, un uso alternativo conveniente, come dicono gli economisti. No, in questo caso invece viene gettato via con un costo, un costo economico perché smaltire, lo sappiamo, eh, costa e anche un costo ambientale, lo dicevo prima, perché inquina. Però non abbiamo calcolato, ed è questa la cosa sulla quale vorrei soffermarmi un momento, le risorse che abbiamo impiegato per produrre questo yogurt. Ci siamo fermati al fermento, ci siamo fermati al momento finale, eh, che diventa finale in tutti i sensi, si, eh, si distrugge. Però a Monte cosa c'è stato? C'è stato un, un, un allevatore che ha, eh, che ha delle mucche, adesso noi ad agrare diciamo vacche, ma insomma siamo un po' più bucoli, c'è delle mucche che sta allevando e per allevarle ha usato del terreno, del suolo, eh, per i foraggi, poi ha usato l'acqua, eh, ha usato l'energia, il suo lavoro e poi questo latte è stato portato eh, alla... Eh, diciamo, non diciamo il nome di un'industria che fa lo yogurt, poi è stato trasportato, insomma tutta la filiera che adesso non vi sto a descrivere, però è evidente che abbiamo consumato delle risorse naturali, la natura, il suolo, la terra, l'acqua, l'energia, poi mischiamoli pure il lavoro umano e, e alla fine il prodotto. A me piacerebbe forse chiamarlo bene, eh, viene distrutto, ma che senso ha? Io sto lasciando delle tracce eh, perché le posso misurare, si chiamano impronte, l'impronta ecologica, quanta terra uso, qual è la mia impronta, l'impronta idrica, quanta acqua, l'impronta carbonica, quanta CO2 e poi potrei andare avanti con tutte le impronte che abbiamo calcolato, sono misurabili, sono anche facili da misurare. E poi c'è un altro impatto, un impatto economico che devo calcolare, è un impatto ambientale, anche questo, un altro ancora. E in più c'è la mancata vendita. Beh, io sono lì per venderlo, non lo vendo, lo devo distruggere, ci pago qualcosa, i conti cominciano a non tornare. Questo è lo spreco. Allora a monte, perché sto gettando via quello yogurt? Perché quando vado sullo scaffale ho paura dell'etichetta, della scadenza, giusto? Eh? Eh, perché non mi domando cosa c'è prima? Perché non mi domando cosa c'è dopo, il bidone chiuso perché non lo devo fiutare eh, due volte. Eh, perché me ne sto accorgendo soltanto adesso che c'è la crisi. Interessante questo, siamo in crisi, eh, però occhio alle generalizzazioni. Qualcuno mi dice, vabbè siamo in crisi, si compra di meno, caspita, lo vediamo su tutto, a partire dal cibo. Eh, e quindi si sprecherà anche di meno. Ma non è la stessa cosa lo spreco, lo spreco col rifiuto? È vero, se andate a. se spucciate i dati di quelle che si chiamano multi-utility, sono non so quelle di Milano, cioè quelle le aziende di solito ex municipalizzate che gestiscono, smaltiscono i rifiuti, beh, si vede che effettivamente calano. Infatti l'economia è in crisi. Un indicatore diciamo di sviluppo o di crescita era mettere assieme quei binari di prima, il prodotto interno lordo pro capite e i rifiuti annui pro capite. Eravamo circa sui 500-550 kg di rifiuto solido urbano pro capite. E adesso questo, diciamo, questo parallelo, questi due indicatori diciamo, di sviluppo sono in crisi, eh, entrambi calano. Cosa sta succedendo? E in realtà lo spreco aumenta paradossalmente. Perché se voi andate, vi faccio un esempio così capite subito, eh, trovate meno rifiuti, ma non è detto che quella quota di rifiuti, se aveste la possibilità, a me piacerebbe, non sono mai riuscito a farlo e non lo farò perché non è facile e costa anche, fare davvero una sezione del nostro bidone della spazzatura, ecco, la quota diciamo sprecata potrebbe essere il 20%, il 18%, il 15%. Non lo so, cioè, quello che è ancora buono non è detto che diminuisca in proporzione al calo dei rifiuti. Andate su, da un supermercato, a fare la spesa a un supermercato, tenete presente che non ho niente contro i supermercati, vado sempre a fare la spesa lì. I mercati contadini certe volte mi mettono anche qualche così. Qualche, qualche dubbio quindi e se guardate nella filiera agroalimentare vedete che è l'anello che spreca in proporzione di meno, lo dico perché sennò sembra che sia l'attacco la grande distribuzione il che non è, conviene recuperare lì perché, perché seppure pochissimo in percentuale hai una tale eh, varietà di prodotti recuperabili che è molto più facile farlo lì, chiusa la parentesi Beh, eh, ci, troviam, ci troviamo in una in una condizione, eh, come eh, posso dire, di, eh, di abbondanza, chiamiamola così. Io vengo da, da Trieste, mi ricordo ancora prima del muro la Jugoslavia, andavamo a fare benzina perché era conveniente e andavo in questi negozi monoprodotto, avevi non so, il miele e basta. Oppure avevi il miele e qualcos'altro, ma insomma tornavi in Italia e avevi già all'epoca, parliamo degli anni 70, 80 eh, questi supermercati con, con tanti prodotti, sapete quanti ce ne sono? 30.000, 40.000, 50.000 referenze si chiamano? Beh, sono sempre vestiti uguali, solo che siamo in crisi, acquistiamo di meno, dunque, ecco perché lo spreco può aumentare, la quantità di prodotti che rimangono invenduti può, può essere superiore. E questa è la ragione per cui non c'è una correlazione fra crisi necessariamente, fra crisi... Quantità di, rifiuta, quantità di rifiuto e quantità sprecata. Ecco, allora è bene tenere a mente questa differenza e anche le dinamiche, perché poi alla fine noi per intervenire, ed è quello che vorrebbe essere la mia eh, conclusione, dobbiamo conoscere. E questo osservatorio che abbiamo fatto eh, chiamandolo Waste Watcher, un po' mi mando, vi ricordate la dieta, no? Um, cioè in realtà qui da mettere a dieta, forse anche un po' noi. Diciamo che perché poi siamo a Milano, Expo è appunto qui che viene, dobbiamo mangiare bene e dare valore al cibo. E questo significa appunto non sprecarlo, non rottamarlo, non sostituirlo. E questo diciamo è fondamentale da capire. E però la cosa importante forse è. Per il nostro benessere davvero, è quello di far dimagrire, ecco così, il bidone della spazzatura. Da lì un po' eh, l'assonanza eh, alla famosa eh, dieta. Ma uocere eh, anche sentinella, quindi abbiamo messo una sentinella eh, nelle nostre case e, ed è venuto, sono venute fuori delle cose veramente che a me, che pur sto dentro il bidone della spazzatura e mi sto occupando di questi temi da ma in realtà da pochissimo, dalla fine degli anni 90, una quindicina d'anni, quindi insomma non è che, sia, eh, che, che abbia veramente una percezione eh, forte, però così ho delle antenne, dei segnali qui e lì. Allora cosa viene fuori? Questi 8 miliardi e 7 sono eh, la cifra eh, che si, si calcola eh, diciamo, mettendo assieme ciò che viene... Eh, ciò che si spreca a livello familiare, potrà essere un po' di più, un po' di meno, è un'autopercezione, è un outing che noi eh, facciamo. Um, e la cifra precisa, molti giornalisti vanno dietro, ma quanto è 8 miliardi e 7, 8 miliardi e cioè, 8 è tutto molto relativo, nel senso che eh, è veramente una percezione, però è, è, è tanto perché se noi mettiamo assieme gli altri anelli della filiera, eh, ve lo faccio in PIL che è più semplice c'è questo 8 miliardi e 7 sul PIL 2013 e mezzo punto è ecco, per dirvi, non lo so, la spesa in cooperazione internazionale aiuto pubblico allo sviluppo mi pare che sia 0,16 ecco solo per darvi una proporzione la spesa per la ricerca è 0,20 quindi insomma sarebbero due IMU adesso poi fare il paragone IMU un po' non si capisce bene comunque erano due vecchie imu più o meno da 4 miliardi l'una solo per dire che è una cifra parliamo solo del valore dello spreco domestico tutto il resto quindi ci metto dentro l'agricoltura e vedo un pubblico proprio non di studenti quindi ve lo posso dire vi ricordate tutto quel rosso che si vedeva i pomodori gli agrumi che venivano distrutti anni 70-80 i fiumi di latte, il burro le eccedenze comunitarie Ecco, da allora sono diminuite un po', non si vedono così tanto, ma ci sono ancora, cioè in Italia, soprattutto ortofrutta, che peraltro noi dovremmo consumare meglio se fosse italiana, per star bene, e per problemi di mercato e anche di stagionalità, perché si concentra in un periodo piuttosto ristretto. La perdita, cioè ciò che rimane peso agli alberi piuttosto che per terra, è intorno al 2-3%, che uno dice fisiologica, però se incominciamo a vedere le tonnellate, quanta acqua abbiamo utilizzato e così via, è, è pesante la cosa. E poi c'è l'industria, e poi c'è la distribuzione, la ristorazione. Ecco, sommando tutto, e qui abbiamo dati più certi, cioè abbiamo elaborato le statistiche eh, ufficiali, quelle dell'Istat. Eh, la somma ci dà 0,23 del PIL. Allora 0,5 e 0,23 e 0,7, ma la maggior parte, diciamo, fatto 100 eh, lo spreco italiano eh, il più si concentra proprio a casa nostra. Ripeto, prendiamo un po' con le monellette questi dati, ma è solo per dire che effettivamente eh, è da qui che dobbiamo partire. Certo, L'agricoltura dobbiamo essere più efficienti, forse dovremmo lavorare meglio a Bruxelles, l'industria anche, ma cioè se sbagliano qualcosa è un errore. Quindi ecco, il mercato potrebbe funzionare meglio, non c'è dubbio. La stessa cosa per la distribuzione e per la ristoluzione. Nessuno è lì eh, a livello di impresa per gettare via, a meno che non si trovi e non sia nelle condizioni per cui eh, si deve fare o è conveniente fare. Tipico esempio, la politica agricola. Comunitaria degli anni Ottanta dove ti pagavano per produrre eccedenze. E questa è stata una distorsione fortissima. Quindi tu più producevi, più avevi sostegno e aiuto, e più di fatto sprecavi perché il prodotto doveva essere distrutto. Io è da lì che sono partito avendo fatto diciamo la, la tesi di laurea proprio in economia e politica agraria cioè dal domandarmi ma che senso ha questo sistema io poi non vengo dal mondo agricolo ma sono tutti matti pensavo cioè tu produci, trasformi, distribuisci poi non consumi e distruggi o al massimo ti viene in mente ma non è un gran bel regalo di eh, lasciare di donare ai paesi in via di sviluppo queste eccedenze ma certo che se dai del grano a una popolazione che consuma miglio non è che gli fai un gran favore oppure se, se lo può produrre da sé il grano forse inibisci l'impresa eh, agricola allora ecco io sono partito proprio dal da, da, da voler capire quando dico io così c'è cioè un po' di se volete di di protagonismo, in realtà è un gruppo, io sono il più anziano, il portavoce, insomma c'è un gruppo che sta lavorando, un gruppo di ricerca, e poi cerca di applicare queste analisi che facciamo. E abbiamo detto, come, come, come facciamo? Proviamo eh, davvero a strutturare un osservatorio eh, dove ripetiamo queste indagini con lo stesso panel, come si fa per le analisi dell'opinione eh, pubblica. Allora, cosa viene fuori? Beh, intanto... Non abbiamo quindi paragoni da fare, abbiamo il 2013, poi nel 2014 eh, faremo altre rilevazioni e ogni tanto diciamo, aggiorniamo eh, delle domande puntuali. Intanto è vero, stiamo attenti, la crisi ci fa eh, riflettere, il 90% di questo eh, campione eh, ci dice che effettivamente lo spreco alimentare è, eh, è grave o abbastanza... Eh, grave. Nella mia percezione, quindi prendetela così senza nessuna rilevanza di tipo scientifico, eh, io se me l'avessero fatta questa domanda cinque anni fa o l'avessero fatta credo che l'attenzione sarebbe stata molto minore. Adesso se ne parla, prima non sprecare, il Papa che è intervenuto tante volte e poi lo spreco è un termine, adesso io non l'ho fatto qui, ma insomma eh, per mancanza di tempo, ma poi si applica veramente a tutto, adesso forse anche troppo, allo spreco di tempo, allo spreco di vita, agli sprechi della eh, politica, è un po' mh, diciamo un lessico che ci è eh, entrato, quindi non mi sorprende. Però questa attenzione poi va eh, misurata con la preoccupazione, molti sono preoccupati e soltanto una parte modesta di noi ehm, diciamo, eh, capisce che il problema. Non è soltanto etico e morale, senz'altro, ma com'è possibile che tu getti via del pane ancora buono? Il pane è, è uno del, dei beni più eh, gettati eh, e ovviamente assieme alla frutta e alla verdura che deperiscono più, eh, ancora più velocemente. Talvolta, per dire la verità, il pane eh, deperisce molto, molto velocemente, il pane eh, industriale. Allora, eh, la domanda è eh, va bene, è uno scandalo, però ti rendi conto che c'è anche un impatto di tipo ambientale, eh, cioè il fatto che tu stai consumando delle risorse. Eh, L'esempio che non viene fatto nel questionario è il classico chilo di carne, forse lo sapete già, eh, per fare un chilo di carne ci vogliono eh, 15.000 litri di acqua. Uno non gli viene in mente che possa essere tanta acqua, certo perché si incomincia l'acqua virtuale, l'impronta idrica, adesso non vi faccio quella. Uh, energetica, quella carbonica, uh, l'impronta ecologica, ma soltanto uno degli indicatori, 15.000 litri di acqua non ti viene in mente perché? Perché hai calcolato tutta l'acqua che è usato per produrre il foraggio, pensate al mais uh, e così via, quindi è, è molto forte e la percezione è ancora abbastanza bassa, però per dire... Se volete non è un indicatore secondario, il governo italiano in qualche modo fuori di Dai e Dai se ne è accorto e appena attivato, sarà, se ci arrivo alla mia conclusione, un piano nazionale per la prevenzione degli sprechi alimentari. E l'ha fatto il Ministro dell'Ambiente. È un problema dell'ambiente, uno pensava perché non è stato il Ministro, delle politiche, agricoli, delle politiche agricole e alimentari? Perché in realtà questo è percepito come e deve essere. Diciamo trattato come un problema ambientale, un problema di sostenibilità, che peraltro vuol dire come definizione: non so se lo sapete, me lo, ve lo dico io, sono qui per questo. Eh, vuol dire durare nel tempo, è un altro termine come spreco che si usa sempre. Ormai soste tutto è sostenibile o deve essere sostenibile. Significa, deriva da sustain, che è il pedale del pianoforte, che serve per allungare le note, non so se lo sapevate ecco, durare nel tempo poi pensate dentro c'è non solo la nozione di tempo ma anche di armonia delle, eh, delle note e, e, e quindi il, il legame con lo spreco è molto forte perché in realtà se tu eh, diciamo getti via qualcosa che è ancora buono, che è ancora viso, ancora vivo anticipi questa fine nel tempo e dentro poi questa durata c'è la, la rinnovabilità eh, insomma da qui si può partire per davvero, da questi pochi numeri e ci serviranno, queste poche percentuali per dire la verità, e ci serviranno per poi proporre eh, delle misure per poi intervenire. Altri, eh, diciamo, vi, vi, vi dico qua e là qualche altro eh, dato, se volete qualche curiosità che ha sorpreso eh, anche, anche me, c'è una differenziazione forte a livello regionale. Questo uno dice, certo, sono delle regioni, non so, penso al Friuli, Venezia Giulia, dove vengo io, terra molto attenta, soprattutto i Friulani, io che sono Veneto-Giuliano, diciamo, mi riconosco in dinamiche meridionali molto rispetto al Friulano che invece, ma lo vedo di differenza anche fra l'Emilia e la Romagna, per dire. E, però, ecco, viene fuori dal sud, abbastanza ovvio se volete, che una delle cause dello spazio... Eh, Preco è un po' un eccesso di cucina, ho cucinato troppo. Eh, invece si va nell'Italia centrale, nel Veneto, eh, dove ci si lamenta eh, delle confezioni troppo grandi, eh, oppure in Sicilia, in Basilicata, in Liguria, pensate voi, strano, eh, dove eh, si ha un po' di paura di non avere abbastanza cibo a casa e quindi c'è un eccesso, diremmo così, di acquisto. Eh, fino a Lazio, forse perché c'è Roma che influenza molto il campione, dove dipende molto dove vai a fare la spesa nei mercati rionali piuttosto che nella grande eh, distribuzione e poi altre regioni che non sanno, cioè viene fuori in ogni, in ogni, in ogni parte diciamo, del nostro paese una particolarità. Poi se andate sul sito di Waste Watch potete scaricarvi. Il rapporto e vedere se siete curiosi. Poi sulla tipologia, ecco, certo è vero: frutta e verdura primeggiano, siamo intorno alla metà di quello che si acquista, non è mica poco. Formaggi, pane fresco e poi via via fino ad arrivare ai cibi precotti. E sulle ragioni, poi è curioso, io ero convinto. Eh, per esempio, che eh, molti di noi fossero totalmente confusi, io in primis all'inizio, eh, non tanto sulle scadenze, ma su come venivano presentate le scadenze. Sapete che c'è la scadenza da consumarsi entro lo yogurt, una certa data. Il latte, una mozzarella. Adesso mi vengono in mente latticini, ma non sono soltanto i latticini. E poi il consumarsi preferibilmente entro, che è un termine minimo di conservazione, prodotto secco, la pasta. È la domanda che mi sono sempre fatto andando scaffale pasta e prendendo lo spaghetto numero 51, così non cito la marca, preferibilmente entro 18 mesi. Lo spaghetto numero 52, altra marca. 12 mesi non capivo, spaghetto era spaghetto, pensavo all'acqua, alla farina, il grano duro, mi veniva in mente il pastificio, però insomma non capivo questi 6 mesi, in realtà è una scelta, non casuale, del produttore che fa un patto col consumatore, il prodotto te lo garantisco al massimo delle sue caratteristiche, si dice organolettiche, per, in realtà è una questione di, di turnover, insomma di ricambio degli scaffali. Ecco, siamo meno confusi, verrebbe fuori. Più che altro, noi non sappiamo bene cosa fare degli alimenti una volta che, che, che in frigo sono scaduti, per esempio, se fanno la muffa. Eh, eh, per dire, sono delle sorprese anche per chi pensava che al, al primo posto ci fosse eh, la questione delle etichette. Poi cosa viene fuori? Eh, eh, siamo riusciti a fare eh, degli sprecotipi. Dei tipi di spreconi, poi un po' c'è l'assonanza con lo stereotipo, eccoli, guarda. Per caso sono arrivato agli. Me ne darete atto, eh? adesso vedo. Sarebbero gli sprecotipi, sono nove, adesso ve ne citerò qualcuno. Ci abbiamo cercato di fare delle correlazioni fra appunto eh, le cause, gli impatti che noi riteniamo, mettendole però assieme. E quindi gli italiani vengono fuori, diciamo, rispetto allo spreco. Nove categorie, nove tipi, eh, ve ne dico alcuni. C'è il sensoriale che getta se è costretto, su 100 non è mica poco, il 35%, quindi vuol dire che quel dato, il 90% sta attento, che sta aumentando, eh, ci... Ci, ci, ci mette in una posizione insomma, di, 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 come posso dire, di interesse, di attenzione, 35% l'abbiamo definito sensoriale che getta solo schiaco stretto, cioè per farvi un esempio lo prenderei da testimonial, è quello che il formaggio fa la muffa, prende un coltello affilato e taglia proprio a pelo, come posso dire, mangia tutto il resto, e è quello probabilmente Dico probabilmente perché non gli abbiamo chiesto, non mi permetterei mai di farlo. Va oltre lo yogurt come scadenza e magari ha attivato un rapporto col fermento lattico, il quale, quando il momento giusto, lo chiama e dice: ci sono. Però poi lo metti in correlazione con altre domande che abbiamo fatto, come vi dicevo, e viene fuori che è triste un bel po'. Cioè che, che in realtà è l'effetto della crisi cioè è, è depresso non perché eh, ha avuto qualche problema ma perché la crisi lo sta mettendo in difficoltà è quello che probabilmente va al supermercato compra di meno o va al discount niente contro il discount ma quello che si chiama junk food cibo spazzatura che peraltro rispetto allo spreco ci siamo vicini eh, perché il cibo spazzatura è quello che diciamo fa male che viene prodotto male che quindi fa male anche all'ambiente in realtà, oltre che alla nostra salute. Poi c'è il cibo buono, questo è il paradosso dei paradossi, che finisce nella spazzatura, nel, nel junk. Allora, abbiamo un 35% della popolazione, abbiamo detto 9 milioni, povertà relativa, 5, 4,5 povertà assoluta, ecco, non è come si direbbe in inglese in good shape, in gran eh, forma, quindi è una necessità. Allora non diventa forse più il mio eh, testimonial, perché io vorrei un consumatore che, insomma, allegro un po', adesso io capisco che di questi tempi può far sorridere, eh, magari diventa ironico, non lo è di fatto, perché eh, diciamo, eh, ecco, noi potremmo forse usare qualche piccolo simoro, dico piccolo perché diamo sempre il peso giusto alle, paro alle parole ripeto in un tempo come quello che stiamo vivendo eh, adesso cioè il tempo di crisi eh, beh un'abbondanza frugale cioè il fatto che tu forse con qualcosa di meno puoi vivere bene eh, eh, soprattutto se, se scegli se sei in grado di scegliere allora questo 35% sicuramente non è in buone condizioni economiche però è un, è, è un problema se eh, mantiene e quello che sta succedendo il trend dal punto di vista del consumo, di un'economia in crescita dove è una delle poche leggi dell'economia, parentesi, si chiama legge di Engel: dimostrate sempre ovunque, in ogni epoca, aumenta il reddito pro capito la proporzione, la quantità di cibo eh, non, non cresce allo stesso ritmo perché soddisfi, cioè soddisfi il bisogno primario e poi ti dedichi giustamente ad altro. E quindi eh, siamo intorno adesso, eh, spesa alimentare sulla spesa totale al 15-16%, in funzione del reddito, tanto più sei povero, prendete un paese in più di sviluppo, arrivi anche all'80%, tanto più sei, fra virgolette, ricche, ricco diminuisci in proporzione, quindi puoi arrivare al 10-8%, e il resto lo destini a qualche altro consumo, più che forse a soddisfare dei bisogni come il cibo, a soddisfare dei... Eh, desideri. Allora la cosa abbastanza inquietante è che qui in realtà nonostante non cresca più l'economia, la proporzione, diremmo così, della spesa alimentare rimane costante o addirittura diminuisce. Quindi vuol dire che tu consideri più importante soddisfare dei desideri, forse, alcune sono delle necessità, se devi pagare l'affitto, se devi pagare l'assicurazione, la benzina, però forse c'hai qualcos'altro ed è quindi una categoria, chiamiamola così, uno, un, un tipo. Di, fra virgolette, sprecone che stiamo cercando di analizzare, al di là delle battute, del fatto che è, è triste, ma non è quel testimonial che io sto cercando, qualcuno che forse si accontenta di meno in termini di quantità naturalmente, eh, però vuole di più in termini di qualità, se questa poi è effettivamente disponibile eh, a tutti. E. E poi scendiamo, adesso ve ne dirò solo un altro, ma insomma c'è l'ignaro un po' marginale, quello che non sa bene ed è circa il 6%, cioè che non è che si ponga il problema, ci sono molti giovani dentro questo gruppo, è soltanto il 6%, però fa come dire, una sua nicchia importante, soprattutto se è qualificato. E quello che è piuttosto sorprendente è che la categoria intervistata 18-24 eh, quella eh, qui dentro e poi ci sono quelli sotto che rispondono per, eh, attraverso la bocca dei eh, genitori e se voi pensate il tasso di disoccupazione che c'è fino ai 30 anni e il fatto che eh, questi giovani, perché sono dei giovani, non lavorano, non studiano essenzialmente e non si pongono neanche a questo problema è abbastanza inquietante al di là della percentuale. Poi c'è il nostalgico autoisolato arreso ma senza cause precise. C'è il cliente della spesa grande, quello che vuole tutto fresco. Siamo il primo 5%, il secondo è abbastanza importante, diciamo il salutista che incomincia a porsi il problema della salute legata all'alimentazione. E poi c'è il fanatico del cotto e mangiato, quello che prende eh, tutto pronto, c'è il cuoco esagerato, quello che vuole cucinare, c'è l'illuso del packaging, cioè quello che vorrebbe prendere tutto sfuso, che quindi lui andrebbe probabilmente anche a prendersi il sapone, così insomma sapete che adesso c'è la vendita, però non si rende conto, non ci rendiamo conto che in realtà eh, il cosiddetto imballaggio è importante proprio per evitare lo spreco. Eh, senza esagerare, perché è chiaro che se tu ehm, fai delle confezioni eccessive poi eh, a me vengono in mente i profumi, il 70, 80, 90% del valore del profumo è l'imballaggio. Mi, mi è venuto in mente adesso, venendo qui, sono venuto in treno, ehm, avevo bisogno di una cuffia avete presente quelle per il telefonino per evitare proprio di tenerlo eh, qui, mi ricordo che ho, ne ho presa una in autostrada, quelle diciamo, quelle che insomma vagano su tutti i telefonini e ho preso questa confezione e ho provato ad aprirla e sono andato poi dal barista e gli ho detto ha ah, un trinciapollo qualcosa perché non riuscivo proprio, un imballaggio adesso poi lui mi ha anche spiegato che è per i furti o altro ma da davvero un po' eccessivo insomma, forse magari se li tenessero separati però ecco cioè, l'imballaggio è un problema ma è anche una, una possibilità e eh, anche un modo per evitare eh, gli sprechi e peraltro c'è molto anche nel nostro paese, si chiama eco design, proprio la progettazione degli imballaggi in modo che diciamo si progettano dalla culla si dice alla tomba, cioè che in realtà l'imballaggio una volta esaurito il suo compito diciamo, può essere riutilizzato. Eh, Ma c'è l'ultimo, mi soffermo qualche secondo, eh, è l'accumulatore ossessionato, cioè c'è una parte della nostra popolazione abbastanza rilevante che crede ancora di vivere in economia di guerra, che, che compra, che va, che va col carrello della spesa. Eh, e che, e, che, e che accumula e va dietro adesso il 2x3, il 3x4, le varie tabelline di offerte incominciano come dire, a, a scarseggiare, incominciano a esserci per fortuna anche le vendite scontate. State attenti perché adesso non, essendoci una normativa nazionale poi il rischio è che un po' si usino questi prodotti scontati, cioè vicini alla scadenza, che vengono venduti al 50%, al 30%, un po' come specchietti per le, eh, per le allodole, un po' come il Parmigiano Reggiano, il prodotto sotto costo, però tutto attorno ti costa eh, di più. Però c'è ancora una parte di noi che esagera, che accumula, allora, al di là della battuta dell'economia di guerra, che forse non è neanche molto eh, elegante, però che ha dimenticato un po' quello che poi tutti voi sapete forse i nostri giovani non tanto ehm, che una volta si chiamava economia domestica eh, e quindi di insomma tanto trattare il cibo con rispetto ma fare la spesa in un certo modo usare il frigorifero che sarebbe uno strumento adesso è apparso da qualche parte eh, in, questa, in questa animazione eh, per quello che è non sarebbe un diciamo uno strumento per stipare appunto tutto quello che avete accumulato e poi sto yogurt che avete preso così con grande eleganza dietro lo mettete dentro lo sbattete dentro il frigorifero e poi ci mettete sopra tutto quello che capita e a quel punto scade perché ve lo siete dimenticati e, e le bavette che ci sono sul, sui pomodori Insomma, di, 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 diventa una sorta di, di, di cimitero il frigorifero, oppure un'anticamera dei bidoni della spazzatura, solo un po' più fresco, insomma. I fornelli, la cucina, adesso poi io ho scritto un libro di cucina, me ne vergogno ancora, le ricette non le ho fatte io naturalmente, ma una brava eh, cuoca, tutto sugli scarti, ma da Pellegrino Artusi in poi c'è cioè, cioè, cioè già tutto, insomma non è che ci sia bisogno di scoprire niente, eppure sembra che ogni volta devi... Scoprire l'acqua calda. Io sono uno scopritore di acqua calda, eh? perché quando io, immaginate quanto credibile, racconti in giro. Vai a fare la spesa con una lista, e, um, vai a stomaco pieno, lo sapevate questa? Sì, vai a stomaco pieno perché sennò hai le tentazioni, non portarti il bimbo che arriva o ovetto Kinder della de fine, vai per conto tuo, poi fai degli esercizi che fanno di la cervicale, guarda in alto, lo sapete, no? In alto c'è un altro mondo dal punto di vista dei costi, in basso poi non se ne parla neanche, cioè, il sale? È in basso perché è altezza media del, diciamo, del, degli scaffali, c'è la competizione, diciamo, poi per i prodotti più, più cari. Beh, e questo è questa un po', diciamo, eh, l'insegnamento. Adesso io non voglio neanche esagerare che viene fuori, adesso vi ho fatto qualche pillola dal capire. Eh, chi siamo sostanzialmente? Perché dobbiamo intervenire. Allora, l'ultimo quadro che chissà quando arriverà, mi tengo qui fino a mezzanotte, eh, che, perché mi hanno detto che la volta scorsa è stata un po' breve, bisogna recuperare. Cioè cosa si può fare? E eh, in realtà si può fare molto perché si piange a tutto e ci sono due parole, diciamo, che sulle quali voglio concludere in qualche modo. Eh, noi dobbiamo prevenire lo spreco, non c'è dubbio, cioè dobbiamo porci a monte perché non, ehm, non compro quello yogurt. Qual, qual è il mio problema? Forse è il problema della, della filiera, della logistica. Ha eh, le scadenze troppo ravvicinate, dobbiamo allungarle. Forse non servirebbe perché poi lo troveremo, lo troveremo una settimana dopo. Cambiamo le etichette, magari mettiamo due scadenze, no? come fanno in Svizzera anche qui, acqua caldissima, la scadenza di. Vendita, lo posso vendere fino a dopodomani. E quella di consumo me lo porto a casa e so che ho un'altra settimana senza che mi succeda niente. Poi, dopo quelli che vogliono rischiare hanno la vita davanti. <ride> Poi, anche si potrebbe pensare, così vi dico qualche sommazione: a una misura contro lo spreco e contro la crisi, proposta otto anni fa, ma hanno più o meno riso in faccia a tutti, però adesso ci stanno pensando. cioè mh, si potrebbe anche eh, pensare quello yogurt sta per scadere di venderlo al 50%. Io avevo proposto 8-9 anni fa una catena che non cito con cui recuperiamo i prodotti con questa iniziativa spin-off una società dell'Università di Bologna che si chiama Last Minute Market che recupera tutto ciò che eh, diciamo, si può ancora eh, mangiare come fa il banco alimentare, come fa la carita. ci sono Milioni di esempi eh, nel mondo. Ecco, noi è una società un po' strana perché ha come mission: scusate, ma io ormai vado come mission l'autodistruzione, cioè la prevenzione dello spreco. Anzi, l'abbiamo chiamato, pensate che è azzardo, spreco zero. Vogliamo ridurre a zero lo spreco in modo poi da non recuperare più niente. Ecco, questo è il nostro obiettivo come società. Poi faremo ci inventeremo sicuramente qualcos'altro da fare. E, e quindi va bene recuperare finché ce n'è ma non alimentare lo spreco perché aumentano i poveri, gli affamati, gli indigenti. Ecco, questa è la sfida che dobbiamo porci. Quindi tutto quello che possiamo fare per recuperare, facilitare il recupero, renderlo facile, incentivare tutte le organizzazioni che lo stanno facendo in modo meritorio, come volontariato per far del bene poi di fatto a chi non ha, ma con un obiettivo a monte, prevenire. Allora, lo yogurt me lo metti al 50% che io io che pure ha un reddito più che dignitoso, eh, me lo prendo perché se me lo offri al 50%, perché non è passata questa proposta? Perché io l'avevo fatta in questi termini qui, così capite. Perché non facciamo detto le last minute sales, tradotto vendite, in un last minute corner? Per separare il prodotto diciamo, dal marchio sostanzialmente, no, lo chiamiamo la spinot. Quindi quello che sta per scadere lo metti al 30-40-50% in meno in un suo angolo, poi diventa un prodotto la spinot. E la risposta è stata da parte di questi interlocutori con i quali peraltro lavoriamo benissimo per il recupero: ma lei ha queste belle idee, ma non si possono mettere in pratica perché andremo a discriminare il consumatore perché lei fa le last minute sales all'ultimo minuto cioè prima che il supermercato chiuda quando non riusciamo più a vendere se la massaia può venire a fare la spesa soltanto a mezzogiorno sarebbe discriminato allora lì ho iniziato a indagare non mi sembrava una risposta adeguata al mio livello professionale, scusate, cioè, mi sembra, allora ho capito che in realtà il reso era virtuale, che questo yogurt tornava indietro, ma per finta veniva smaltito a carico di chi l'aveva prodotto, è come i libri, uguale, identico. Quindi dicevo, caspita, qui un effetto perverso sull'economia e sull'ambiente ce l'ha di sicuro, mancata vendita, devi pagare lo smaltimento, da qualche parte sto costo te lo ritrovi. E da lì è partito il recupero, il dono e tutte le cose che forse già sapete. Se non sapete, ve le racconterò un'altra un volta. Ma la proposta invece è ancora attuale perché se ci pensate basterebbe, senza fare il corner e senza scriverlo soprattutto in inglese, sullo stesso scaffale, quindi senza neanche spostare il prodotto che, peraltro, potrebbe perdere la catena del freddo, questo potrebbe essere un problema per uno yogurt per la sua conservazione, fa la striscia e dice: Questi sono i prodotti, qualcuno lo fa, ma dovrebbe essere generalizzato e tutti uguale. Questo è al 30%, al 40% e il 50%. Guardate che una misura sarebbe potentissima contro lo spreco e contro la crisi, perché intanto eviti lo spreco. Poi se anche quello lì rimane, allora l'ultima chance è last minute o qualsiasi altro progetto che lo recupera, lo dà a chi ha bisogno. Ma intanto anche diventa contro la crisi perché io lo pago la metà e mi programmo il consumo. Mi scade fra due giorni, allora io prendo questo yogurt, lo pago la metà e, e poi lo consumo entro 48 ore. Poi se ho paura, io vedo qualche consumatore già, immagino, che ha il cucchiaino nel taschino, paga, passa la cassa e trac subito lo apre e lo mangia così è sicuro. Queste sono le cose che si possono fare e che si devono fare. E l'altro, stavo per dire l'altro anno, l'altro giovedì, non so, mercoledì 5 febbraio, prima giornata nazionale contro lo spreco, e su questo che vorrei eh, chiudere rispettando eh, quanto mi hanno chiesto gli organizzatori, e, eh, abbiamo lanciato questo eh, piano, Pimpa l'abbiamo chiamato, poi l'assonanza con eh, la Pimpa di, di Altan, che è peraltro il disegnatore la matita che ci ha fatto il logo della campagna Un anno contro lo, eh, lo spreco, piano eh, nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. È una grande sfida in realtà, siamo arrivati tardi perché eh, questa campagna a livello europeo l'abbiamo lanciata eh, per la riduzione e la prevenzione degli sprechi nel 2010, un po' anticipando le direttive europee eh, sui rifiuti poi di fatto. Prevenire lo spreco significa avere meno rifiuti. E il Parlamento europeo ha chiesto un anno da dedicare a posto degli obiettivi con un documento molto bello, peraltro molto ricco eh, di suggerimenti, di... perché noi abbiamo portato, fate conto, la classica dichiarazione che si fa a livello di società civile dall'Italia e poi questo documento è stato elaborato dai parlamentari, dalle commissioni di ogni ordine, grado, di ogni gruppo, eh, politico e c'è questa richiesta molto forte che però la Commissione europea, quella esecutiva, quella di Barroso, non ha ancora risposto. Che la richiesta era per il 2014 Anno europeo contro lo spreco. Perché la Commissione scade, perché ci sono le elezioni probabilmente, è stato rilanciato sia dal Presidente della Commissione Agricoltura sia dal sottosegretario delle politiche agricole che l'anno contro lo spreco sia proprio il 2015 per le ragioni che vi dicevo eh, all'inizio. Ecco, e, 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 e lì eh, abbiamo perso un po' di tempo, perché <coughs> altri paesi hanno iniziato a lavorare e a fare dei piani nazionali, piani di comunicazione, piani di coinvolgimento dei portatori di interesse, cioè di tutti quelli che in qualche modo hanno un interesse, noi consumatori, produttori agricoli, quelli industriali, la distribuzione grande e eh, piccola. E abbiamo, li abbiamo chiamati tutti, in modo così un po' lasmino se volete, l'ha fatto poi il Ministro della... Dell'ambiente, c'è stata una risposta fortissima e peraltro eh, ognuno per iscriversi, le iscrizioni sono sempre aperte, peraltro si chiama consulta dei portatori di interesse contro lo spreco alimentare. <coughs> eh, abbiamo chiesto di compilare una sorta di form, eh, chiedendo: Ma tu che percezione hai dello spreco? Cosa faresti? Che tipo di misure? Ed è venuto fuori un quadro di un paese che sta facendo tantissimo, solo che non ce ne rendiamo conto, azioni di recupero. Eh, ho citato qualche importante esperienza che peraltro ha sede qui eh, a Milano, eh, ce n'è ancora una più antica, la Società del Pane Quotidiano, ma quante ce ne sono e sono sviluppate nel corso degli anni soltanto per il, eh, il recupero, gli impori solidali, la Caritas, questo mondo diciamo, legato alla società civile alle organizzazioni non profit da una parte e dall'altra eh, tutte le imprese che, per le quali il risparmio, l'efficienza in realtà è un guadagno e quindi significa occupazione. Ecco questa è la sfida, credo, e vorrei concludere davvero su questo per il nostro eh, Paese. E proviamo a ridare valore al cibo, eh, è importante per questo nutrire il pianeta. Eh, mangiamo bene, non rottamiamolo, non prendete questo termine come eh, ultimamente un significato politico. Eh, Rottamare il cibo significa appunto sostituirlo, eh, gettarlo via, sprecarlo, è esattamente questo, mm, ha poco valore, lo posso cambiare, lo posso sostituire e dentro il cibo <coughs> e dietro il cibo c'è la nostra cultura, c'è la nostra tradizione. C'è la risorsa naturale più limitata che abbiamo, il suolo, e non vi parlo della cementificazione e non vi parlo dei pannelli solari che stiamo mettendo sul suolo, eh, ma c'è anche la nostra economia. 33 miliardi di euro è l'export agroalimentare del nostro Paese. E sapete quanto fa l'Olanda? Avete mai mangiato un pomodoro olandese? 70 miliardi il doppio, ma è impossibile. Com'è com possibile? E noi ci permettiamo anche di gettarlo via, ripeto, non siamo né più né meno spreconi degli altri paesi. Quando andiamo a fare la spesa al supermercato che vi dicevo prima, eh, provate una volta che siete andati, mi raccomando, con la lista perfetta, guardate l'origine dei prodotti, ma non soltanto l'origine dove sono stati i prodotti, ma chi poi gestisce la loro promozione, la loro vendita e guardate quante imprese... Italiane, ci sono pochissime, noi in realtà mangiamo straniero e ci lamentiamo eh, dell'agropirateria. Qualcuno calcola 60 miliardi dell'Italian Sounding. Scusate, ma voglio concludere con qualche citazione in inglese. Sul food ci copiano, a parte che siamo noi stessi. Se andate appunto non so, in Brasile e prendete il parmesano guardate chi l'ha prodotto, probabilmente è un casaro. Eh, parmigiano che è andato lì, ma il problema è che anche se riuscissimo a proteggere questi eh, prodotti, poi non saremmo in grado di farli arrivare lì, non saremmo in grado di venderli. Allora voi capite che in fondo lo spreco diventa qualcosa eh, diciamo, che ci permette di cambiare verso, di cambiare eh, strada, di guardare un orizzonte eh, diverso. E prendete solo la parola, chiudiamo su questo perché dalle parole che io ho iniziato, spreco, dividetela in due, spru, la prima parte, quella a sinistra, visto che vogliamo eh, avere eh, queste differenze, metteteci un meno davanti e un meno vuol dire che dovremmo avere forse meno rifiuti, ridurre eh, l'eccesso, il surplus, l'eccedenza. E dall'altra parte, la seconda parte straordinaria, se ci mettete un più, ecco, cos'è ecco? È la nostra casa e ne abbiamo due di casa, forse ce lo siamo dimenticate. C'è una casa piccola, l'economia, e questa è la definizione. Pensate cosa significa la casa, eh, oltre all'affitto, l'imu, eccetera, ma vivere, eh, mangiare, Convivere, la convivialità. A proposito, eh, il risparmio, l'economia, fare il risparmio. Eh, però è una casa. Eh, direi circoscritta anche, c'è qualcuno che è la più grande, qualcuno che è la più piccola. L'importante è forse averla. E poi c'è una casa più grande, l'ecologia, la, la stessa radice. Eh, ecco. Vi sembra possibile che anche nella visione più avanzata si fa per dire dell'economia, eh, quella della cosiddetta economia ecologica, cioè quella che vorrebbe rispettare i limiti delle risorse naturali, sono limitate, quindi anche i consumi materiali, una legge fisica, termodinamica, anche i consumi materiali lo devono essere. Sì, ma invertiamo però le due eco, perché è l'ecologia che deve contenere l'economia. E la casa piccola che deve stare dentro la casa grande, rispettando i limiti che sono ampi, basta conoscerli. E allora anche quel consumo che nessuno vuole ridurre, al di là dell'etimo, consumare vuol dire distruggere, e può essere più consapevole, più responsabile, può arrivare a quella quell abbondanza frugale, ehm, che è un po' uno simolo, se volete, un'apparente contraddizione, dove puoi eh, forse... Diciamo, in realtà, fare di più con meno, mangiare meglio con un po' eh, meno. Mi verrebbe da dire con una formula: mangiare tutto e mangiare tutti. Grazie, e buonanotte.